Buongiorno a tutti, io sono Rossana della provincia di Lodi e sono una disoccupata, quindi qui abbiamo parlato di chi ha ancora un lavoro, diciamo, chi viene licenziato. Io sono stata licenziata da una ditta che adesso è in crisi, non so neanche se è ancora aperta. Sono 11 mesi che sono senza lavoro. Ho preso per 8 mesi la disoccupazione perché avevo i requisiti che lo Stato decide, perché non so se tutti sanno che per avere la disoccupazione, cioè una minima retribuzione dallo Stato, bisogna aver lavorato un tot di tempo nell'anno precedente, diciamo, in regola. Cosa che io, insomma, diciamo, sono stata fortunata, mentre altra gente, come magari degli stranieri che non hanno avuto questa fortuna di lavorare un tot di tempo fissa, con un contratto fisso, per esempio, non hanno diritti, come anche certi italiani che lavorano per le cooperative, quindi non hanno un contratto fisso, ma un contratto differente, che è un contratto appunto di cooperativa, di cococò, eccetera. E niente, io per esempio, ascoltando tutte queste persone che hanno parlato finora, diciamo che mi sento sola, cioè dove vivo io, evidentemente, non credo di essere l'unica disoccupata, però manca proprio l'organizzazione, cioè a nessuno interessa la questione del disoccupato. Tra l'altro adesso è un periodo in cui si sente tanto parlare in televisione dei famosissimi incentivi, diciamo, che lo Stato darebbe o dovrebbe dare, lo Stato italiano, per gli italiani, quindi figuriamoci che trattamento usa per gli stranieri, perché se agli italiani riserva questo trattamento, io sorrido per non avere altri atteggiamenti. Comunque, gli ammortizzatori sociali, questi famosi ammortizzatori sociali, diciamo che non esistono o sono ancora in contrattazione. Io sono andata in CGIL, insomma CGIL, come abbiamo detto, come dovrebbe essere, dovrebbe fare, insomma, essere interessata alla cosa, no? Quindi disoccupati come lavoratori, come appartenenti comunque alla classe, no? Però evidentemente non, la cosa non interessa, la CGIL ha altri interessi. A me è stato proposto, per esempio, appunto di fare una serie di documenti. Io sto correndo tra Lodi, Codogno, Piacenza, insomma tutte le zone dove sono io, perché no, a parte che io non ce l'ho la tessera del CGIL, quindi forse anche per questo che mi stanno facendo, comunque questa è una considerazione mia. Comunque, è praticamente per fare una serie di documenti per vedere effettivamente se io potrò avere diritto ad avere questi famosissimi 400 euro, 300 euro che lo Stato dovrebbe dare per 6 mesi a chi non prende più, non percepisce più la disoccupazione, per un corso di 6 mesi. Io ho fatto questa domanda. Non avevo tutti i documenti, perché ovviamente ogni volta ne manca uno, perché non si ricordano di dirtelo, quindi ti fanno viaggiare, ti fanno stufare, insomma. Quindi immagino anche appunto uno straniero che magari non ha la stessa padronanza della lingua, perché è ovvio, come se io vado in Germania, devo fare dei documenti, non sono tedesco, ho qualche problema, giusto? Questa è una cosa normale, chiunque avrebbe dei problemi. E quindi ogni volta manca un documento. Insomma, alla fine della storia io non so ancora se avrò questi requisiti per avere 400-300 euro al mese. Mi hanno detto che la domanda verrà fatta poi alla fine di ottobre, valutata a dicembre, e forse a gennaio io percepirò per 6 mesi 300 euro. E io ho chiesto a quelli della CGIL, dico, ma voi che dovreste aiutare a fare gli interessi, quindi, della gente che viene a chiedervi aiuto, è settembre, io da settembre a gennaio, lo chiedo anche a voi, come posso vivere? Cioè io non ho entrate, e quindi io dico, io davanti a una situazione di questo tipo, beh, adesso sorrido, però insomma diciamo che mi sono anche un po' girate le scatole, perché non è possibile che dalla CGIL avere una risposta di questo tipo, per me è una cosa assurda. E io mi sento sola, nel senso che proprio, a parte l'organizzazione, non c'è nessuno nella mia zona che è interessata a fare, non so, una presa di posizione, almeno a dire, a gridare a tutti che cosa bisogna fare. Sono andata in comune a parlare con il primo cittadino, gli ho detto cosa, fin non mi hanno dato ascolto, sono stata lì mezz'ora, mi hanno proposto altri documenti anche lì da fare, insomma spendo più di benzina che di altro per avere questi documenti, finché non mi è venuto di dire, dico, cosa devo fare per avere attenzione dal comune? Devo occupare gli uffici del comune?
devo occupare gli uffici dell'INPS? Forse così, non so, avrò una, solo che sono da sola, quindi abbiamo detto, si sa che da soli uno non può fare niente. Quindi questa è la mia situazione, la mia condizione, e io sono ben aperta, io voglio proprio che ci sia una partecipazione estesa, non solo a livello nazionale, ma insomma io vivo in un paesino piccolino e non credo di essere l'unica in questa situazione. Beh, noi ci conosciamo, da voi è uguale la situazione, siamo poco distanti, però comunque penso che sia una cosa abbastanza estesa. Non è possibile che nessuno alzi la testa, che nessuno dica niente, che nessuno dica, sentirsi dire da settembre forse la domanda verrà valutata a gennaio, forse i soldi te li daremo a gennaio se hai i requisiti. Cioè uno quando perde il lavoro non c'è assistenza statale. Infatti io sto cercando di metterne insieme anche 5, non li trovo, mi credi? Questa è la mia, quindi non sono propositiva, anzi, ma chiedo a voi aiuto, perché ho bisogno proprio di fare, ma quello mai, perché comunque se sono qui, insomma, di cose le ho fatte, e quindi niente, vi ringrazio. Ci si può organizzare. Fulvio che andrà in quinta ha detto che dovresti andare a rubare, ha detto una cosa all'organizzazione. Ah, dipende se quella parte di quello che ci hanno rubato.